Buonasera signore e signori e bentornati al nostro tutorial sulla videochat per Xbox Live. Allora, in questo episodio parleremo dei filtri che si possono, non i filtri come quello che ho usato adesso per la sigaretta che sto fumando, ma i filtri che si possono applicare all'immagine che noi mandiamo al nostro interlocutore durante una videochat per Xbox Live. Abbiamo per esempio, ecco, vedete, è diventato tutto un po' più seppia, bianco e nero quasi. Possiamo applicare questo filtro, oppure possiamo scegliere un bianco e nero più netto, più pulito. Se il nostro interlocutore è un appassionato, degli anni 40, degli anni 30, ecco, magari questo qui è il filtro che può fare per lui. Oppure ci possiamo sconvolgere, possiamo stupire il nostro interlocutore con questo flash molto psichedelico su blu negativo. Veramente questo qui è proprio un bel effetto, se vedete, se poi cominciate anche a muovere il vostro corpo, gli oggetti o addirittura all'improvviso, sempre su questo flash a zoomare, ecco, vedete come la videochat comincia a diventare interessante. E oppure usare anche questo filtro, e poi io su questo filtro consiglierei a sorpresa di zoomare all'improvviso su un oggetto e subito dopo cambiare filtro, così signori si apre proprio e da qui poi tornare all'immagine reale tutta completa. Ecco, questo qui è veramente molto carino. Anzi, usiamo uno zoom con questo filtro su questo lato, vedete la mano che impugna la sigaretta, come le dita si fondono, veramente molto bello questo matita su giallo. C'è poi questa versione che personalmente gradisco un po' meno, mi sembra un po' la brutta copia di quella precedente, ma comunque è giusto farla vedere perché è comunque pur sempre una questione di gusti, gusti che potrebbero per esempio apprezzare la fine di questo tutorial, o almeno di questa parte del tutorial, perché comunque noi ci rivedremo in una prossima puntata per scoprire nuovi effetti e nuove funzioni della videochat di Xbox Live.